Dopo 2 anni di pandemia, arrivano per questo mese nuove regole per la gestione del coronavirus, meno restrizioni anche per gli asintomatici. Il Ministero della Salute è pronto a dettare le nuove regole. La novità riguarderà il periodo delle quarantene ridotte per tutti. Quella massima dovrebbe essere di 21 giorni, oltre la quale si potrà però uscire di casa in assenza di sintomi da una settimana e che verrebbe così diminuita a 15 giorni. Le regioni tuttavia premono affinché ci sia un'ulteriore riduzione. Con le regole attuali, in caso di positività, bisogna aspettare 7 giorni per effettuare un nuovo tampone. Se negativo, si può uscire. La nuova circolare cambia anche questa impostazione. Chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo al test sarà libero. In autunno potrebbe addirittura essere abolito l'isolamento. Previsto l'utilizzo della FFP2 per gli asintomatici e quelli sorpresi in pubblico senza dispositivi di protezione personale verrebbero invece sanzionati sia penalmente che pecuniariamente, come accade con chi infrange l'isolamento domiciliare. Le sanzioni attuali prevedono l'arresto da 3 a 18 mesi ed un'ammenda da 500 a 5.000 euro. Insomma, le nuove varianti sembrano essere gestibili e il picco estivo pare sia stato ormai raggiunto. Si teme ora però solo per una nuova ondata in autunno, periodo in cui verrà nuovamente rivisto tutto l'iter.